siamo appena stati in una libreria bellissima, tipo a due piani, sopra c'era una caffetteria ancora più bella, solo che abbiamo avuto poco tempo perché adesso dobbiamo andare a fare la spesa per mia nonna e fa freddissimo. Comunque abbiamo girato sempre in Andrashut, che è una delle vie principali in cui c'è praticamente tutto. Questo marchio di porcellane che si chiama Erend è famosissimo e fa delle porcellane veramente molto belle. Oggi il negozio toccato è chiuso, però cos'è che c'è scritto? Il nuovo film di J.K. Rowling. Hanno fatto 2016 pezzi di questa teiera di porcellana. Questa piccolina qua che poi ha tipo al collo. È una foto, sì. La Rowling. Stati a Szentendre, un paesino vicino a Budapest, dove si sono sposati i miei genitori. Fa freddissimo, ormai tutti i negozi sono chiusi, anche se non è tardissimo, perché una volta, pochi anni fa, i negozi dovevano chiudere la domenica. Adesso sono aperti, però chiudono nel primo pomeriggio. Buongiorno, oggi è una nuova giornata, andremo in un centro commerciale perché mia mamma deve sbrigare delle faccende, quindi ci smolla là al caldo almeno, visto che qui fa veramente freddissimo, non so quante volte l'avrò detto ormai in questo vlog comunque. Ieri a Szentendre ho comprato invece questo borsello che è fatto tipo in feltro ed ha una sorta di motivo tipico della zona, quindi mi piaceva particolarmente, poi cercavo un borsello di questa dimensione. Sono veramente distrutta perché abbiamo girato due centri commerciali, un sacco di negozi, abbiamo dovuto fare un po' di regali ai parenti, un po' di giri e ne approfitto per farvi vedere alcune cose che ho comprato. La maggior parte sono già in macchina, quindi non riesco a mostrarvele, però sono stata da DM, che è una catena di negozi, mini market con beauty, cose bio, vegane, eccetera eccetera, quindi mi sono fermata perché volevo prendermi una maschera viso da fare stasera e mi sono presa questa della Balea, che dovrebbe essere una maschera rilassante alla lavanda. La proverò e vi farò sapere poi se effettivamente rilassa o meno. E mi sono presa anche questi pads, quel che è, sempre della Balea, che sono per il contorno occhi. Poi ho preso i cerottini per i punti neri, non li proverò oggi perché ho fatto la maschera per il viso qualche giorno fa per purificare, quindi non voglio andare a stressare ulteriormente la pelle. E ultima cosa della Balea, questa l'ha presa in realtà mia sorella, è un doccia schiuma al gusto tipo arcobaleno, c'è scritto tipo fai la doccia in mezzo alle stelle, alle nuvole, e dietro io pensavo ci fosse scritto, che ne so, la composizione del doccia schiuma o altro, invece c'è tipo
il racconto di questo unicorno che ama mangiare cupcake colorati ed è l'unicorno più carino di tutto il mondo. Vabbè, comunque sta di marshmallow. Domani faccio la doccia e voglio provarlo. E poi mi sono presa della Alverde, una marca che non avevo mai provato, ma che è completamente bio. Qua c'è scritto che è vegano questo prodotto. È una crema mani per pelli molto secche, al burro di karité e melograno. L'ho messo perché fa freddissimo, qua mi si sono seccate tantissimo le dita, le mani, mi si stava per spaccare la pelle, quindi avevo bisogno di qualche cosa. E questa qua è molto corposa come crema, mi ha lasciato le mani un po' unte per almeno una decina di minuti, però giustamente per pelli molto secche avevano bisogno comunque di essere idratate le mie povere manine. Stasera si cena con i fugaccia, ovvero queste pagnottine, è tipo pane in realtà, questa sopra del formaggio, questa invece è con le patate, non l'ho mai assaggiata con le patate, in realtà quelle al formaggio sono le mie preferite. L'impasto è proprio soffice, mentre fuori è bello croccante e mi piace da impazzire. E poi, piccola chicca, il mio dolce preferito, ovvero il gerbo. Non si vede tantissimo, la luce purtroppo è un po' scarsa, però buonissimo questo. Prima che me ne dimentichi, volevo mostrarvi questa frutta di marzapane che abbiamo preso da Somosh, ovvero una catena di pasticcerie specializzate principalmente in marzapane. Fanno tante decorazioni per le torte, fanno un sacco di dolci, in generale fanno anche dolci normali senza marzapane, fanno gerbo buonissimo. E il marzapane in particolare è una cosa abbastanza caratteristica di qua, quindi se state cercando qualcosa in particolare andate da Somosh o comunque prendete del marzapane. Questa è la libreria dei miei nonni, non riesco neanche a inquadrarla tutta perché è praticamente tutta la parete, dal soffitto fin per terra, pieno di libri vecchi, vecchissimi, pieno zeppo di libri. Beh, qualcuno abbiamo pur preso, no? Mia nonna poi è una grandissima fan di Jamie Oliver, ancora prima che diventasse famoso. Questo gerbo fatto da mia nonna è molto più buono di quello che ho mangiato ieri sera, che non aveva niente a che fare con questo dolce. Aveva la cannella e tipo della gelatina, mentre qua si vede bene la marmellata fatta in casa di albicocche e le noci. Solo che non riesco a prendermi con la basilica. Se siamo troppo basse. Oggi siamo stati in una casa del tè bellissima. Ho potuto filmare poco perché in realtà era molto scuro, molto buio, non si vedeva tanto bene. Poi ero con i miei genitori e avevo piacere di stare con loro. Il menù è composto principalmente da tè verde, e in particolare il tè verde matcha. C'è il matcha latte, lo yogurt matcha, la cheesecake che ho mangiato io, buonissima. Dentro era molto buio, non sono riuscita a filmare tantissimo proprio perché non si vedeva molto bene. Loro, oltre a servire al tavolo, vendono anche gli attrezzi per quanto riguarda il tè. Io mi sono comprata un set per il tè verde matcha, il ragazzo che ci ha servito era molto molto gentile, mi ha spiegato tutto nel dettaglio e mi ha lasciato anche un opuscolo con tutte le caratteristiche dei vari tè verdi che esistono. Veramente un posto stupendo, se vi capita e vi piace particolarmente il tè, ve lo consiglio. Visto che prima siamo andati in metropolitana, io generalmente mi sposto o a piedi o in auto qua a Budapest, però in molti mi avete chiesto informazioni riguardo i mezzi. I biglietti sono sempre questi, sia per l'autobus che per il tram che per la metro. Costano poco più di 1 euro, qualcosa meno se comprate il set da 10 biglietti. Non è suddivisa a zone Budapest, quindi
è un biglietto unico per ogni tratta, diciamo, e non sono sicura sulla validità di tempo. Penso che valga una corsa, circa un'ora, qualcosa del genere. In realtà non sono informatissima al riguardo proprio perché non la utilizzo mai. Comunque, in ogni stazione trovate il baracchino che li vende. Questa è già l'ultima sera a Budapest, domani mattina molto presto infatti ripartiremo verso l'Italia. È stato un viaggio breve ma ricco e intenso. Mi sarebbe piaciuto filmare molto di più, solo che mi imbarazzava filmare mentre c'erano i miei genitori, visto che sono in viaggio con loro. E poi ho voluto approfittare del poco tempo che avevo per passarlo con i miei nonni, visto che li vedo molto raramente, abitiamo più di 1000 km di distanza, quindi in più di un'occasione mi sono totalmente dimenticata di filmare per questo motivo. Spero comunque di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo, fatto scoprirvi qualche posticino della città. Spero anche solo di avervi incuriosito un po' riguardo l'Ungheria, in particolare Budapest, perché penso sia una città veramente molto bella e spesso sottovalutata. Spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!